giorni, manifestazione di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando li incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. E i ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dall'immagine, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. A Venezia le sirene hanno suonato stamane alle 10.05. Nella scala politonale del sistema acustico di allertamento, due toni segnalano un'acqua alta superiore a 120 cm. Oggi le paratoie del Mose, sollevate per oltre 40 ore consecutive nello scorso fine settimana, non si alzeranno. In fase di pre-collaudo, infatti, le dighe mobili sono attivate solo quando la marea prevista raggiunge almeno i 130 cm, mentre l'ultimo bollettino del centro maree prevede un massimo di 125 alle ore 15.20 sullo zero mareografico di Punta della Salute, con Ispra che invece segnala 123 cm alle 14.40. Per i veneziani, a cui gli ultimi sollevamenti del Mose avevano concesso un po' di tregua, almeno dalle alte maree, sarà il momento di indossare nuovamente gli stivali. Quasi il 40% della città andrà sott'acqua, con Piazza San Marco che come sempre sarà l'area più pesantemente colpita dal fenomeno. Tuttavia essere sommerse non saranno solo le zone più basse dell'isola, ma anche arterie molto frequentate dai cittadini come le fondamenta dei Tolentini e della Misericordia o Rugari Alto. Le condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua alta permangono da alcuni giorni e si protrarranno almeno fino a venerdì, quando il centro maree prevede una nuova massima di 130 cm che dovrebbe chiamare nuovamente in causa il Mose. Nel frattempo, da giorni sono stati predisposti percorsi di passerelle per rendere possibile il passaggio pedonale anche nei punti strategici della città invasi dall'acqua, con la sospensione del tratto nel sottoportico della Banca d'Italia, causa cantiere. Acqua alta in arrivo anche a Chioggia, il picco secondo l'Ispra è previsto a 124 cm alle ore 14.30, ma già alle ore 11.25 di stamane vengono segnalati 111 cm alla rilevazione di Vigo e 114 alla diga di Sottomarina. Il Baby Mose nel Canalvena a Chioggia copre con sicurezza fino a 130 cm. Il possibile rinforzo del vento di Bora farebbe esondare tale quota. Residenti e attività nel centro storico sono invitati a provvedere per tempo, dal momento che la marea già lambisce la riva di fondamenta Mario Merlin a Vigo. È stato Omar Minou, il ventenne protagonista di tanti dei furti accaduti in città negli ultimi anni, a compiere l'effrazione del negozio Sunny Pet, la toilettatura per animali con sede a Borgo San Giovanni, nella notte tra l'11 e il 12 ottobre. I carabinieri della compagnia di Chioggia lo hanno arrestato ieri mattina e assegnato agli arresti domiciliari dopo l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza messe a disposizione della vittima del furto. I video infatti ritraevano Minou assieme a un complice, entrambi giunti in bicicletta all'esercizio verso le 2 di notte, intento a penetrare nel negozio rompendo la cerniera di un finestrino e sottrarre quanto più ha potuto, ovvero una tosatrice e altro materiale per il valore complessivo di circa 500 euro, nonché una cassetta per le offerte da devolvere al canile di Chioggia, contenente una somma di denaro non quantificata. Minou, pregiudicato per reati contro il patrimonio e già gravato di obbligo di dimora, aveva provato a derubare, assieme al complice Roberto Penzo, anche la libreria Pegaso di Borgo San Giovanni nella tarda serata del 23 novembre. Allora il tentativo di scasso era stato frenato in extremis da un poliziotto di passaggio mentre andava al lavoro. A causa della pubblicazione della notizia, l'editor di Chioggia Azzurra, Andrea Comparato, aveva subito la visita dei due malviventi, oltre a una telefonata astiosa dello stesso Minou. Nell'occasione, anche la Pegaso, che aveva denunciato il fatto, era stata di nuovo visitata dal ladruncolo per chiedere spiegazioni.
portata di interventi stradali a fine anno che investono modifiche alla viabilità di Sottomarina. Il più rilevante concerne la sistemazione della rete fognaria in via del Boschetto. Dal 15 al 31 dicembre l'arteria sarà chiusa al traffico veicolare, eccetto che ai frontisti. Prevista anche la sospensione degli stalli per parcheggiare, con divieto di sosta e rimozione del mezzo. All'occorrenza andrà istituito il senso unico alternato e comunque certa la presenza di segnali stradali di preavviso in viale Padova. Da domani, mercoledì 9 dicembre, fino al 16 febbraio 2021 avranno luogo i lavori di stabilizzazione definitiva alla rotatoria tra viale Mediterraneo e via Domenico Schiavo. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate anche attraverso movieri e semafori provvisori. Sempre domani e fino a giovedì 10, il lungomare sarà interessato dalla manutenzione degli attraversamenti pedonali rialzati, che avverrà dalle ore 8 alle 18. Da Viale Tirreno al comando dei Carabinieri verrà istituito il divieto di transito nella semicarreggiata est, doppio senso di marcia nella ovest. Bloccata anche la pista ciclabile, le biciclette andranno condotte a mano sopra il marciapiede, mentre il limite di velocità automobilistica è fissato a 30 km orari. Infine, dal 14 dicembre al 22 gennaio prossimo, i lavori alla rete elettrica coinvolgeranno le vie Vespucci, Lince e Pigafetta. Dalle ore 8 alle 18 sarà ristretta la carreggiata, con divieto di sosta in ambo i lati e rimozione del mezzo. Ove necessario, verrà istituito il senso unico alternato di circolazione, regolato da movieri. Venerdì pomeriggio, 11 dicembre, a partire dalle ore 15, il mercato ortofrutticolo di Brondolo ospiterà la prima edizione del premio Radicchio de Vero, ideato dal Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP assieme a Speakout, per riaffermare l'originalità del pregiato ortaggio nel panorama dell'orticoltura regionale e nazionale. Il premio materiale è stato realizzato da un mastro vetraio di Murano. Non poteva essere che un altro caratteristico storico mestiere artigianale della Laguna Veneta, spiega il presidente Giuseppe Boscolo Palo, a realizzare un'opera con la quale riconoscere l'impegno e la costanza di uomini e donne, i quali con il proprio lavoro hanno contribuito a valorizzare Chioggia e il suo territorio. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Chioggia Azzurra.